Nel 1326 il castello di Cagliari, fiorente città di formazione e cultura pisana, si consegna definitivamente agli aragonesi. Questa data segna, non solo per Cagliari ma per gran parte dell'isola, la chiusura del ciclo di civiltà artistica medievale caratterizzato da presenze italiche. A partire da questo anno, infatti, i riferimenti culturali si orientano sempre più in direzione del versante iberico. Di fatto, nella seconda metà del Trecento, la pittura catalana sbarca in Sardegna e pittori catalani operano a Cagliari e ad Alghero, nonostante la loro presenza non possa essere ricostruita sulla base di opere pittoriche superstiti, ma attraverso testimonianze d'archivio. Dopo il 1450 sono numerosi gli artisti iberici che si stabiliscono in Sardegna per operarvi. Tra questi vi era anche Joan Barcelo. Egli si stabilì a Sassari, ma era originario di Tortosa e aveva cittadinanza barcellonese, ottenuta nel 1485. La sua permanenza nell'isola è documentata tra il 1488, data in cui firmò il contratto per l'esecuzione di un retablo per il San Francesco d'Alghero, e il 1516. Nel 1508 sottoscrive a Barcellona un contratto per il retablo dell'altare maggiore della chiesa di Santa Maria del Pino, rimasto inevaso in quanto nel 1510 il pittore si trova ancora a Sassari dove prende moglie. Indubbiamente il suo stile e i suoi modi godettero di apprezzamento e risonanza presso le botteghe pittoriche cagliaritane. Sono infatti presenti diverse opere appartenenti allo stesso periodo storico, ad esempio i pannelli milanesi raffiguranti i Santi Vito e Agata e le tavole del retablo del presepio di autore anonimo, che presentano alcune caratteristiche tipiche dello stile di Barcelo, i quali non sono tuttavia attribuibili all'autore stesso, ma a un qualche componente di una ristretta cerchia di ammiratori e seguaci. Il suo retablo della Visitazione, che proviene dall'omonima cappella di San Francesco di Stampace, mescola elementi culturali valenzani, specie nella bulinatura su fondo oro, e fiamminghi. Il doppio trittico, alto circa 2,5 metri e largo quasi 2, è dipinto a tempera su fondo oro e manca della predella e del polvarolo. In un cartiglio in basso, nella scena centrale della Visitazione, compare l'iscrizione in minuscola gotica: Johannes Barcelo me fecit. Si tratta infatti dell'unica opera firmata in Sardegna dall'artista. Lo scomparto centrale inferiore raffigura appunto la Visitazione. L'incontro tra le due donne avviene all'aperto. Sullo sfondo un paesaggio collinare e a destra una piccola torre dalla quale fa capolino un'elegante damigella. Colpiscono le proporzioni allungate delle figure e la preziosità e la ricercatezza delle vesti, tipicamente gotiche. Nel registro superiore è posta una crocifissione di impostazione fiamminga. Nei pannelli laterali è raffigurato a sinistra San Gerolamo con i suoi tradizionali attributi, il leone accovacciato sul pavimento e la miniatura di una chiesa in mano. A destra invece troviamo la figura di Santa Apollonia in piedi su un elegante pavimento di azulejos, piastrelle di maiolica colorata, con dietro uno sfondo d'oro decorato a racemi. Nel pannello superiore è raffigurata l'Annunciazione che si svolge all'interno di un elegante ambiente, con finestre che si aprono su scorci di paesaggio, come dettato dalla moda fiamminga. Sulla destra, dall'alto, una affollata scena della Pentecoste sovrasta Santa Apollonia. L'intero dipinto costituisce pertanto un esempio peculiare di pittura iberico-fiamminga che è frutto di un minuzioso lavoro e presenta una pregevole fattura.